Simmers. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio extra della nostra 100 Baby Challenge. Per la precisione siamo qui con lo speedcast del nostro Bobby Turner, uno insomma degli ultimi figli usciti da casa Turner, quindi che ha avuto il piacere di subire, ragazzi, me le sofferenze, perché insomma chi passa in casa Turner, ragazzi, non ha proprio un'infanzia semplice, però vabbè, al di là di questo ora è finalmente un simino libero e può fare un po' ciò che vuole, ragazzi, della sua vita. Ma cosa diventerà? Chi diventerà? Chi lo sa, ragazzi? Tuttavia, io vi ricordo i tratti in questo momento del nostro Bobby. È cresciuto con l'aspirazione del formaggio grigliato, quindi, ragazzi, è in qualche modo legato alla cucina, essenza del sapore. Come tratto bonus, è un amante dell'arte, un tipetto estroverso e anche un tipo sicuro di sé. Io già me lo immagino, ragazzi. Vi ricordate? Ora non ricordo quale sorella, magari ve lo ricordate voi, però c'era una sorella, ragazzi, che partecipava a queste gare, no, tipo andava a partecipare a queste gare, a chi mangia più veloce, a chi ne mangia di più, eccetera, eccetera. E secondo me lui se la cava, ragazzi, anche lui in questo senso. Eh sì. Allora, vi dico i cambiamenti che ho apportato, veramente, veramente minimi. Cioè, lui aveva le spallucce e ora non le ha più, vi dico solo questo. Quindi ho fatto, insomma, ho allargato le spalle, ho dovuto equilibrare un attimino, ragazzi, i fianchi con... perché sapete che crescono con un fisico un po' a pera, un po' strano. E l'ho dovuto fare aumentare un po' di peso, ragazzi, perché aveva la barra anche lui quasi tutta giù e era veramente molto, molto sproporzionato. Quindi ho immaginato che si sia rimesso molto molto in sesto per poter affrontare queste sue competizioni. E questo è il viso, non l'ho minimamente toccato, devo dire che sono molto molto soddisfatta, mi piace con i suoi difettucci. Quindi l'unica cosa che magari andrei a migliorare leggermente, e lo faccio davanti a voi prima di insomma fare lo speed, è giusto stringere leggermente la punta del naso, ragazzi, ecco qua. Ma come potete vedere non è cambiato niente, è uguale a prima. Quindi, eccolo qui a voi, ragazzi. Direi che iniziamo subito lo speedcast e ci vediamo qui al termine, appunto, del video. Thank you.
Qua, ragazzi, lo speedcast di Bobby è terminato e avrete notato qualcosa di particolare mentre sistemavo appunto i suoi vari look, ragazzi. Perché sì, mentre ero intenta, nel frattempo vi mostro gli outfit, mentre ero intenta comunque a creare un po' il suo stile, vedete, ha uno stile comunque abbastanza tranquillo quando non lavora, ragazzi. Ho pensato a cosa, sempre un po' comunque un pochino eccentrico, in alcune circostanze. Diciamo che il quotidiano l'ho immaginato i primi due outfit come la normalità, cioè quando non è impegnato con il suo lavoro, quando non è impegnato comunque con un tipo di vita un po' particolare, ragazzi. Quindi è abbastanza tranquillo negli outfit. Da qui iniziamo ad addentrarci nel suo lavoro, nel senso che qui l'ho immaginato, vi spiego, cioè all'inizio vi avevo detto che lo immaginavo anche lui alle prese con questi eventi in cui lui andava, mangiava a chi mangiava di più o quanti, che ne so, dog massimo uno riesce a mangiare, eccetera, eccetera. Però poi ho pensato che sì. Di fondo magari c'era anche questa cosa, però c'era ben altro dietro. Quindi lui è proprio. Ne ha fatto proprio il lavoro, ragazzi, in modo ufficiale, cioè è riconosciuto come un personaggio pubblico. L'ho immaginato che sia conosciuto, però, cioè, nel senso, sapete tipo quelle mascotte, no? Che magari di qualche pubblicità, no? Che quindi sono conosciute, però. Cioè, nel senso, sono conosciute perché magari la pubblicità l'hanno vista tutti, però non è che sono conosciuti gli attori che interpretano quel personaggio. Quindi lui è uno sconosciuto agli occhi del mondo, ma quando indossa il suo costume, ragazzi, ta-ta-ta-ta, praticamente diventa. Lo conoscono tutti. Ok? Io ho immaginato questa cosa, quindi che lui abbia fatto proprio di questa sua passione, appunto, per il formaggio grigliato, ragazzi, di queste sfide, un vero e proprio lavoro. Non soltanto, appunto, una competizione a cui prendere parte ogni tanto. Quindi magari questo è proprio. E magari, appunto, che da questo. Che queste competizioni l'abbiano poi portato, ragazzi, a un lavoro effettivo, tipo quello di mascotte. Tipo, fa le pubblicità, me lo sono immaginato per. In quanto consumatore, no? Me lo sono immaginato così. E quindi sì, non è famosissimo quando si trova in questi panni, quando ecco, appunto partecipa alle varie fiere, vedete con il cartellino di riconoscimento, eccetera. Quindi non è uno famosissimo. Se lo incrociano per strada, ragazzi, non è che sanno chi è. Ecco, questo insomma. Però quando indossa questo costume, eh sì. Diciamo che è tipo come se fosse conosciuto come Mr. Sandwich, una cosa del genere, ecco, immaginate. Quindi ho immaginato per lui appunto questa cosa un po' stramba e particolare. Quando appunto deve recarsi magari a degli incontri di lavoro in cui, ripeto, non ci sono i fan, però magari i vari sponsor, cose del genere, ha un look, ragazzi, particolarmente eccentrico, come potete constatare, perché comunque deve tenere alto, insomma, un po' il suo personaggio. Gli outfit sportivi me ne sono resa conto che ne ho fatto soltanto uno, ma recuperiamo ragazzi proprio al volo, mentre insomma qui in diretta facciamo un outfit per il nostro ragazzuolo, molto semplice. In realtà, amiamo le cose semplici ragazzi, quindi via. Così, vai così mio caro, perfetto. E quindi sì, lui ha questa sorta, in un certo qual modo chiamiamola di doppia vita, anche se poi nella pratica, ragazzi, non è una doppia vita. Comunque sì, è conosciuto, magari sapete quelli che vanno nelle varie. Partecipano a degli eventi, sempre ovviamente mascherato, insomma, la gente non è che per strada, ripeto, lo riconosce, ecco, mettiamola così. Però sì, è un tipetto particolare, decisamente, ragazzi, è un tipetto decisamente particolare. Allora, vai, indossa questo, perfetto, quindi questi sono i suoi outfit, dicevo, sportivi. Poi abbiamo quello da notte, olè, con la sua chioma fluente, ragazzi, al vento. Quello da festa, eccolo qui, molto semplice, quando magari esce con gli amici, ok, ma anche, ecco, molto ricercato, comunque.
E secondo me piano piano, nella mia fantasia, ragazzi, lui non intraprenderà una carriera da superstar o cose del genere, però io me lo immagino che diventerà sempre più famoso, quindi magari, tipo, immaginate tipo, ecco, il Grande Fratello, quando escono, che magari vanno nelle discoteche, sapete, fanno queste partecipazioni, queste comparsate, ecco, lo immagino fare queste cose fondamentalmente, in quanto Mr. Sandwich, appunto. Quindi infine questi sono i suoi outfit per il clima caldo e questi ragazzi per il clima freddo. Quindi sempre un molto colorato, molto particolare. Così, ragazzi, mi piaceva questa idea. Spero di cuore che piaccia anche a voi perché non lo so, mi è venuta l'illuminazione mentre lo stavo creando. Quindi spero davvero di cuore che vi piaccia. Lui mi piace veramente tanto. Mi ricorda un po', ragazzi, il Adam della Bella e la Bestia. Il principe Adam, appunto. Mi piace, sì, mi piace molto. Quindi, se questo speedcast, ragazzi, vi è piaciuto, ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le mie playlist, i link ai canali dei miei amici YouTubers. Vi invito come sempre, ragazzi, ad andare in tutti i loro canali, iscrivervi, attivare le campanelline, mettere mi piace a tutti i loro video, ma soprattutto commentare. Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, sostenete i vostri YouTubers preferiti. È fondamentale. Quindi io vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo video, fatemi sapere cosa ne pensate. Se ciò che ho avuto in mente per Bobby vi piace o se magari lo immaginavate, ragazzi, in altro modo. Io ho cercato di scegliere comunque degli outfit molto colorati anche perché lui ha questo spirito artistico di fondo, quindi mi piaceva, insomma, no? Però fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io vi abbraccio forte sul Soul Simmers. E non.